Ciao ragazzi, ciao ragazze! Ciao ragazzi, ciao, ciao gente! E allora, siamo arrivati anche al sesto episodio di Senti a Show, quindi alla narrazione più o meno di quello che si è visto in questo episodio. Chi vuole iniziare? Io. Ok. Ah, sì, ha molto da dire. Allora ragazzi, partiamo che l'episodio a me, a parte delle cose, non mi è piaciuto per niente. È una cozzaia di scene senza che vengano spiegate, che non c'è una linea temporale che la spiega, gli avvenimenti o altro. Sì. Già dall'inizio, in cui praticamente Mayura, dopo che ha battuto i due Silver e sta strangolando Katia, quelli fanno: ah, ma quella era Athena, perché gli aveva spiegato che non si è capito quando. E quindi fanno: ah, ma Athena, come se fosse una novità. No, però mi sembra che Katia, lei sapesse che era Athena. Sì, Katia sapeva lei dice che era volontariamente falsa, però dice che poi dice la falsa Athena, perché no, mi sembra che lei volontariamente dice che poi esatto. Si è andata a seguire Saga perché l'aveva salvato, non so che cosa. Esatto. Però i Silver non lo sapevano e quando Katia ammette di sapere che quella era Athena, allora si fa giustamente dico: cacchio, allora questa era veramente Athena, tu lo sapevi che era Athena allora. E quindi giustamente poi i Silver decideranno di non tornare al santuario, infatti li vedremo in un'altra scena vicino al porto e non si sa esattamente che cosa farà. Ma è una scena che mi è piaciuta perché quell'episodio in cui loro attaccano è subito dopo lo scontro fra Pegasus e Sirio. Quando poi li vedi dopo che uno dei due, il più piccolino, ha il giornale, ma ne fa: guarda, hanno detto che hanno rubato l'armatura d'oro, e l'altro fa: io ho appena saputo che il sacerdote ha appena dato altri 10 Silver. Cioè, la mente è la verdura del filo temporale. Sì, però in effetti bisognava fare così, nel senso accorciare i tempi, altrimenti se avessero voluto, secondo me, seguire proprio step by step come camminava la storia classica, quindi la serie classica, secondo me 13 episodi, perché questa prima stagione sono 10 episodi, quindi già siamo al sesto, e era ovvio che avrebbero dovuto arrivare a tutto quello che ma infatti io questo episodio l'avrei fatto diviso in due episodi se ci fosse stato modo e tempo di poterlo allungare. Bastava togliere una scena, perché tutti quanti sappiamo quale, che tra poco ci arriviamo. La scena iniziale, intendi? Quella di Saga che fa rapire Athena, ma poi... Io quella l'avrei spiegata meglio, per esempio. Cioè, avrei preso un altro episodio proprio per allungare questa parte qui e poterla spiegare più razionalmente. Nel contesto narrativo quella scena ci sta, ma fatta così, arrangiata, ristretta in manco 5 minuti, in una storia che avrebbe dovuto essere esplicativa di un evento importante, perché tu ci hai lasciato nell'episodio precedente con il rapimento da parte di Fish di Athena. Esatto. Cioè, cacchio, tu hai aspettato una settimana per sapere cosa era successo effettivamente. 30 secondi, 2 minuti e ti levi il dente da la scena è bruttissima, perché lui là davanti col pugnale piangendo: uccidimi, uccidimi. È brutto vedere un cavaliere che in realtà sta cercando di redimersi, di sopprimere la sua parte malvagia, uccidendo, ovviamente lui ha già perso le speranze. Sì, però un'altra cosa, vedi, proprio questa scena qua, infatti io stavo riflettendo, quando noi vediamo nella serie classica Athena con i suoi cavalieri recarsi al grande tempio, lei non sapeva in effetti chi fosse realmente ancora il grande sacerdote. Esatto. Quindi perché infatti lei dice un solo cavaliere alla doppia faccia, e già si era fatta più o meno un'idea, ma non potesse essere esatto. Qui invece vediamo in effetti che lei ha questo incontro proprio face to face con... Però lei non sa chi è il cavaliere di Gemini. Cioè, lei lo vede in faccia, ma non sa che è il cavaliere di Gemini e contemporaneamente anche il grande sacerdote. Lei lo vede in faccia, il grande sacerdote, amen. Che avesse il doppio ruolo di essere anche cavaliere di Gemini, giustamente lei non lo poteva sospettare, perché lui non si presenta né fa nulla per far capire di essere cavaliere di Gemini. Secondo me è qualcosa di aggiunto che non ha senso. No, infatti, non ha senso, che poi non ha senso più il fatto di Better Girls quando arrivano i cavalieri e scocca la freccia, non ha senso più niente di quello che abbiamo visto nella serie classica. Hai già tu il pugnale in mano, potessi pugnalarti da solo, ma non hai nemmeno la forza di farlo. E quindi già si capisce la parte buona. Però lei Athena ha visto la parte buona e cattiva. Sì, il cambio di colore. Ma poi quando la rimanda indietro la parte buona per salvare dalla parte malvagia, che si attraversa l'Outer Dimension, ma perché c'era già Fish dentro l'Outer Dimension? Esatto. Infatti io non avevo capito se era qualcosa di potere di Fish.
o se era proprio la nave di mezzo dal motivo della grafica. È stata e gli è stato chiesto a Fischer, Fischer lo dice chiaramente, cioè mi è stato detto di portarti a casa, sì, appunto. Perfetto, quindi è la tempistica che manca praticamente, perché se in quel momento la parte malvagia aveva sopravvento e la Buentre viene facendo vedere Dimension, quando è che chiama Fish? Ma poi scusami, anche quando lui dice vorrò vedremo poi tu con che tipo di idea ti rivelerai, buona o cattiva, una cosa del genere. E lui conosce quella idea. Sì, sì, allora cioè quando i Cavalieri di Bronzo arrivano alla dodicesima casa, perché muovi guerra contro questi se tu hai già capito che quella è Atena? Quando basta se tu già hai riconosciuto che quella è Atena. Ma oggettivamente come lo farà anche Cancer sa che non è Atena, cioè che lei è veramente Atena, perché anche quando lo vediamo poi nella serie classica arrivare ai 5 picchi e fare il suo classico discorso, io devo dire che cioè lui già sa tutto, la stessa cosa lo sa anche Fish, soltanto che Cancer dà come spiegazione, per me quando uno è forte è anche giusto, non me ne frega altro. Fish invece ha come sua motivazione chi è forte è bello, io tifo per la bellezza, quindi io tifo per il più forte. Sì, no? Cioè, questo è il sì, riassunto ma... mentale di questi due personaggi. Okay. Cancer però non ha incontrato a te. No. Fish che l'ha incontrata poteva sempre il pensiero che se la te si sveglia storta, gli togli l'armatura. Perché in fondo le armature dei duci sono di Atena. Atena si sveglia storta e oggi non sei più cavaliere. Così fare a fare la rosa. Questo può essere anche vero. Però, sì, però Atena è in un momento in cui non è al massimo del suo potere. Quindi ancora sta evolvendosi come Atena. Okay. Quindi ha anche senso in questo caso tifare per l'avversario nella speranza che, nella convinzione più che nella speranza che l'avversario Gemini, avendo a sua disposizione praticamente l'intero Grande Tempio, mentre lei ha 5 cavalieruzzi di bronzo, dice caso quando cadda. Posso dire una cosa, secondo me questa saga doveva essere sviluppata senza l'intromissione di cavalieri che dovevamo trovare solo esclusivamente al Grande Tempio. Stop. Diciamo che perché secondo me questo stupido non usarli. Ecco, capito. Però parliamo di pubblico, ma non mette in questi contesti. Cioè, non mi devi far venire Fish prima, se poi nella serie classica di Fish non se ne sa niente, fino a quando non si arriva alla dodicesima casa. Cioè, non ha un nesso, secondo me, non ha un nesso con quello che è successo. Perché nella serie sempre, sempre che noi però stiamo facendo un paragone con la serie classica animata, quella originale l'avevo dichiarata, cioè quello è il suo film storico. E tu adesso ti stai tozzando col tuo film storico, non va più bene. No, lei, la serie di Santi Osho è ispirata al manga di Kurumada e non alla serie storica. Ho capito, ma neanche del manga, lei non vedi mai Fish prima. Allora guarda, nella serie classica era così bello il fatto di sapere che lei era stata portata via dal Grande Tempio neonata, che i cavalieri non sapessero chi fosse realmente questa Atena, né se effettivamente si fosse mai reincarnata, perché credevano al sacerdote. Stop! Che qui tu mi fai un miscuglio di cose, i Cavalieri d'Oro, il Grande Tempio, l'incontro prima, cioè a che cosa vale poi tutto quello che abbiamo visto dopo? A niente. Allora dovevi fare un qualcosa di diverso. Il fatto che ora arriva pure Shun e dice ok, non vi preoccupate, affidatela a noi, perché giustamente loro dovevano partire, e quindi mo lei si sarebbe avviata al Grande Tempio, ok? Infatti nella scena finale finisci, perché poi c'è un'altra incongruenza, finisci. Ma non bisognava, ripeto, tirare in ballo questa cosa di Fish che arriva alla radice, la porta al Grande Tempio, lei che incontra già il Grande Sacerdote, tra l'altro lo vede nella parte buona e nella parte cattiva, poi ritorna un'altra volta lì, è questa che non si chiede niente, cioè... Boh. Perché poi tra l'altro, come si è dimostrato con Deathmask, che l'armatura dopo un po' ha fatto ah, ma tu effettivamente non sei così buono che uccidi chiunque, l'armatura è difficile, ho detto quello lì, ma tutto a posto per attaccare no, Atena, ma Fish, con lei, io ti dico la verità, a posto, devo cioè, stacco, io Fish, se fai il bello senza l'armatura, ma io Fish, ti dico che qui l'ho visto fin buono, cioè rispetto a come ci viene presentato nella scalata delle 12 case, dove lui non aveva occhi che per il Grande Sacerdote, ma perché lei è sensato? Qui invece io l'ho visto anche fin buono, cioè ti vengo a prendere, ti accompagno, ti offro un caffè, una birretta. Ma sempre dietro ordine del Grande Sacerdote però, cioè lui non si è mosso. Sì, sì, ma comunque come lo ha fatto, capito? Vieni, sto qua perché mi è stato ordinato, cioè lei lo incontra nella Ma parliamoci chiaro,
tu ti trovi Atena di fronte e non sai come andrà a finire la situazione fra 4-5 settimane, meglio non pigliare a calci in culo in questo caso. Sì, io ti ripeto, come hanno detto anche i ragazzi della For Japan, che salutiamo anche a voi, grazie ragazzi. E quindi niente, secondo me sto senti asciutto a prendere, cioè questa cosa è proprio bruttissima. Ok, vuoi nascere per fino a un certo punto, perché io stavo i disegni, poi anche stavo guardando le statistiche di gradimento tra le varie puntate. Questa si classifica al secondo posto come puntata più gradita delle 6 che sono appena rilasciate, quindi a livello globale non è dispiaciuta come puntata, anche perché vengono messe tante cose sul fuoco. Il problema secondo me è che tutte queste cose dovevano avere Allora, ci volevano due episodi per spiegare tutto quello che hanno messo in una sola puntata. Ma non dovevano essere 13 episodi? 10. Però non voglio dire Altra cosa, vabbè, il disegno, a parte il disegno dell'armatura di Fish e di Cancer, che sono stati bellissimi, ma Fish come aspetto estetico in certi momenti era proprio guardabile. Un po' perso. L'altra che si è persa parecchio, questo me lo faccio vedere, è stata casa. Se ci riesci, Gio, potresti anche mettere le due immagini, magari quella del manga e quella dell'anime, come li vediamo effettivamente. Sì, poi mi sono scappato. Perché grazie perché mi suggerisci di lavorarci ulteriormente al video. Sono io scariamo, lo stipendio, io scariamo. Perché si vede proprio la differenza, cioè quando arriva Castalia è brutta, così, cioè ha un volto allungato, sembra quasi che abbia la faccia di cavallo. Perché è accompagnata da quell'aquilotto? Non è un'aquila, è un piccione che ha una di proprio sì, di esistenza, tipo perché esisto? Perché? Ovviamente lei lo sentiva molto vicino, un'affinità. Ma che è proprio brutto quel coso! Diciamo che l'idea di far venire un'aquila era carina, perché Marin dell'Aquila, la prima volta che la vediamo ecco qua. Patrizia, ascolta, siamo arrivati perché ho lasciato un messaggio sotto al video dei ragazzi dove chiedevo, poteva essere anche carina come idea, però se la vuoi mettere un'aquila, non mettere un piccione peso, voglio dire. Allora, stando un attimo proprio su Marin dell'Aquila, no? Chiedevo perché Egel, Marin e Aquila Yuna. Cioè, scusami, non ho capito la domanda. È facile. Cioè. Ma Castalia, sì. Eagle, che vuol dire aquila. Mentre invece Yuna aquila proprio. Perché hai disegnato. Il doppiaggio, hanno fatto una scelta di doppiaggio. Allora, io non lo so, esistono queste differenze tra aquila e Yuna, anche se tu ascolti proprio che solo in lingua originale esiste Omega. Lei si presenta come Aquila Yuna, mentre invece Castalia in questo episodio Eagle Marine lo dice pure Saori. Ma è dalla direzione del doppiaggio. Nella direzione del doppiaggio. È il doppiaggio originale. Vabbè, ma anche la Castalia della nostra serie è definita Eagle. Se tu ascolti il doppiaggio originale, sono Eagle. Anche se uno sono molto pronto, sta scritto Eagle. E perché Aquila Yuna? Cioè, qual è la differenza tra l'armatura, la costellazione di una e dell'altra? Esistono due? Quando i poverini di Omega hanno fatto la serie, erano sotto effetto di acido. No, secondo me va studiata questa differenza, un po' come Siren Sorrento e Mermaid Tethys Otitis. Ma sono sempre sirene, ma comunque differente l'una dall'altra. Siren Sorrento è quella sirena normale, vero? Ti odio dal più profondo del mio cuore. Quindi una è una raffigurazione greca, l'altra invece è più americanizzata, cioè proprio una mermaid, sì, quindi proprio una sirenetta, come sirenetta. E quindi credo che probabilmente, ripeto, io non lo so, che bisognerebbe un attimino concentrarsi sulla cosa, vedere la differenza tra Aquila e Yuna, e quindi per questo forse lei è di bronzo, e Egel Marin, e quindi perciò lei è d'argento. Questo è quello. Sinceramente non mi risultano due costellazioni né chiamate in inglese né in italiano né tantomeno in latino che abbiano come figura l'aquila e che siano una nel cielo del nord e una nel cielo del sud. Per cui sinceramente per me è sempre la stessa armatura, semplicemente che non sapevano come giustificarla e l'hanno buttata lì come armatura di bronzo. Cioè una
Vabbè, comunque, una mancanza narrativa, era giusto una curiosità, ecco, quando ho visto... Però, se qualcuno sapesse la parola esatto, ragazzi, a proposito di un'altra cosa che non abbiamo detto, noi abbiamo un ospite questa sera, un ospite che si cela dietro alle quinte, che ovviamente non vuole partecipare in direct, come si suol dire, però noi lo salutiamo. Ciao Antonio, ciao, se ci dietro alla regia. Antonio, un saluto. La voce è almeno. Vabbè. È timido. Comunque noi l'abbiamo salutato, giusto per ricordarci poi che in questo video c'eri anche tu, esatto. Ecco. Okay? Anche se stai dietro alle quinte. E allora continuiamo. Sì, il fatto che secondo me poi queste ragazze una volta uscite, perché poi Kanz era andato a distruggere proprio la fittizia. La domanda, cioè dice, arriva Kanz e uccide proprio. Infatti la te dice, sono proprio dei bambini, non sanno combattere, li uccide tutte praticamente. E si intravede la quinta seta, quella che manca. Sì. Solo sulla moto che gira direttamente e basta. Un'altra cosa, quando io dissi prima di presentare Mayura, io pensavo si parlasse di Tisifone, ti ricordi? Nel primo episodio, se tu dicesti anche logisticamente sarebbe stato impossibile che Shoko avesse avuto come maestra Tisifone, anche perché lei si trovava in Grecia e invece Isabel penso che erano a Luxor, sì, che sì, lì che si trovasse. In realtà Nuova Luxor è un'invenzione nostra. Vabbè, è diventato in Giappone. Nuova Luxor sarebbe stata in Africa, quindi vabbè, avevamo delle cose un po' strane, sì, nella nostra versione live. Allora praticamente mo abbiamo però Marin che è arrivata fino in Giappone. Marin è arrivata fino in Giappone. Sta allenando sì, le ragazze. Di Marin dobbiamo specificare una cosa, a differenza di Shaina e Tisifone, Marin è giapponese, quindi si presuppone che ogni tanto un salticino a casa lo possa fare. In tempo di addestrare quelle due, tre ragazze. Io credo che l'addestramento l'abbia fatto in Grecia, sinceramente, cioè, perché l'arco temporale dovrebbe Marin, essere abbastanza sì, lungo. Ma le ragazze si stavano addestrando dopo che la scuola era andata distrutta e le allieve erano state uccise da Kanze, le ancelle di Isabel si stavano addestrando con Marin. Sì, ho visto bene. Nell'arco del fumetto, Marin a un certo punto non c'è più. Fino alla ricomparsa per andare da Pegasus, da Fish e dargli la maschera, non c'è, non c'è, scompare. Quindi perciò hanno usato Marin come al maestro praticamente. Secondo me quando lei nella serie classica diciamo tradisce i Silver, esatto, che è quella che uccide in quel momento, poi lui non c'è più perché scompare, ti diciamo scappa o si nasconde, quindi ha usato quel concetto per dire ora non c'è più, non Marin, puoi tornare in Grecia, esatto, quindi c'è questo intervallo di lasso di tempo che non si sa che fine ha fatto, quindi fa quanto è stato l'esempio, che poi voglio dire, queste tizie lasciano la scuola che si addestrano per diventare Sentia, cioè cavalieri di brutto alla fine. Ci vuole un altro per il Silver che devi fargli fare il power up perché sono talmente scarse che altri cavalieri li battono. E poi il power up in quanto è fatto? 2-3 giorni. Perché quello è il tempo che si può intuire. Perché è velocissimo. No, credo che il giorno, cioè credo che il tempo sia molto ma molto più lungo. Non lo fa capire, è proprio sbagliato questa cosa. Non lo fa capire, però tu lo devi immaginare all'interno dell'arco narrativo. Sì, basta 3 giorni dopo, basterebbe una scritta proprio esatto. In molti 5 giorni dici, dopo, in modo che uno. Però... Cioè non è che devi stare là a dire, aspetta, ma quanto tempo è passato tra un evento e l'altro? Sì, secondo me andava. Diciamo che tra un evento e l'altro noi sappiamo che ci siamo mossi da quando c'è stata la distruzione praticamente del Colosseo fino a dopo che Pegasus ha indossato l'armatura di Sargenter, perché i Silver che quindi vengono come diciamo come ghost sono quelli che sono stati uccisi da Pegasus, cioè, due parte argenti, perché quello argento è quello là grosso. Parlo di Ercole. Ma gli altri, cioè che era brutto pure già, questo già allora, sì, è già allora. Però voglio dire proprio c'è quello più brutto che è tornato proprio. Sì, ma però diciamo cosa, che questa parte qua ci serve più che altro per ambientare temporalmente questa saga con la saga tra però una cosa vorrei dire, cioè se questi qua poi nella saga Ade ritornano ancora in vita, perché li vediamo che attaccano Shun mentre si stava recando al grande tempio, cioè questi
chiunque viene, ok, tu mi servi, tu mi no, servi, aspetta, ti risuscitano no, così. Aspetta. Perché sono tornati no, come cosa? No, c'è una cosa da precisare, l'abbiamo già detto prima. Santi Asho si ispira non all'anime, ma si ispira al manga. Nel manga non viene resuscitato da Hades nessun cavaliere d'argento. È un'invenzione esclusivamente dell'anime. Per cui non tossano le due cose, considerando che l'autrice di Santi Asho si sta ispirando al manga di Kurumada e non all'anime che abbiamo visto noi. Quindi Ade non li resuscita, sono resuscitati solo qua. C'è una cosa da specificare. Uno, sono tizi che indossano la mattina e la sera. Perché gli metti quella pezza addosso che non fa vedere l'armatura? Quello è il vero. Questo credo che sia stato ispirato all'idea invece proprio di Ade. Ma ogni volta che resuscita gli piace mentre sta cosa. Ma fagliela togliere, noi vediamo queste armature per una volta. Cioè sono tizi che indossano l'armatura, cioè si chiama i cavalieri dello zodiaco. Se non vedo l'armatura non è il cavaliere dello zodiaco. Infatti devo dire che pure Antonio e Patrizia dicevano nei loro video pure le vestizioni. Cioè tu vedi che questi toccano i Pandora Box, pop già hanno l'armatura. Ovviamente, come giustamente dicevano, sì, un po' sciocco credo, fogatista. Come dicevano i ragazzi, non deve essere una cosa che in ogni episodio mi devi riproporre la vestizione, un po' come Sailor Moon che ha delle trasformazioni lunghe, sono eterne e quindi ogni puntata rivedersi quella trasformazione diventa pesante. Però ogni tanto, come nella serie classica, scusami, ogni tanto ci stava che vedevi quello che indossava l'armatura, era pure bello. Qua invece in 6 episodi si contano sulle dita di una mano. Una mano di Topolino. Quante dita c'ha? Tre, penso. Comunque io una spiegazione me la do su questa cosa, cioè mentre nell'anime classico addirittura si sono dovute inventare delle parti filler per allungare, dei personaggi filler per allungare, perché serviva avere tempo, perché doveva essere un numero molto lungo di episodi. Qua gli episodi sono talmente pochi che già non riescono a mettere dentro tutto quello che dovrebbero mettere dentro, e allora cercano di non perdere secondi per o la morte. Chi è che l'ha detto? I soldi. Sono state pagati 10 episodi e ora ce la fanno in 10 oppure niente. Gainax, purtroppo, che se non ricordo male è proprio lo studio di animazione, già ai tempi quando realizzò Evangelion, le ultime due puntate non aveva i soldi per finirle, e quindi finì per non finirle realmente e fare una cozzaglia di scene buttate lì, triturate, rimestate, per creare due episodi finali perché doveva chiudere. Fortunatamente la serie ha avuto talmente successo che hanno fatto dei film postumi per darci un finale per loro. Allora meglio sinceramente che si contano bene i soldi che hanno e fanno quello che i soldi gli permette di fare, piuttosto che arrivare magari all'episodio 8 e dire: raga, abbiamo finito i soldi, inventateveli voi il finale della storia, che sarebbe stata una cosa orribile. Continuando un attimo il discorso dei tre tizi che poi arrivano alle Sentia e ne battono senza le loro difficoltà. Ho capito che avete fatto un power up, ma sono sempre ex silver quei poveri tizi, cioè qui fanno la figura degli stupidi fanno. Cioè, ma ora è vero che nel manga forse non esistono i silver redivivi della serie di Ade, però nell'anime ci sono, e vediamo che pure nell'anime non è che fanno sta grande fortuna. Affrontano i 5 bronzi che si hanno fatto le saghe intere, la Madonna delle Dorate e tutto il resto. Sì, l'unica cosa che fanno, corrono e poi li vedi volare. Quattro tizi che per di più una prende il cavalletto da una settimana praticamente. Guardiamoci in faccia, c'è un ex silver che fanno la figura più scema di tutti quanti praticamente. Quanto manca? Qualche minuto per dire qualche ultima considerazione. No, io vorrei chiedervi la gentilezza di fermarci qui, perché vorrei semplicemente aggiungere una cosa e poi chiudo. Sarò veramente breve perché io non sono uno che ama ripercorrere certe cose, soprattutto se sono cose che poi danno anche dispiacere. Dunque, io questo amo fare. Da quando ho postato il video di Garuda X, sono successi alcuni spiacevoli episodi sotto a quel video, e io, poiché sono una persona che non ama fare casini, non ama mettermi e circondarmi di persone che amano creare flame, io me ne sono sempre uscito fuori da queste cose.
la prossima volta che mi dovesse arrivare una qualche screen, tra l'altro non richiesta da me ma inviatami, dove io leggo che si prende un mio video e se ne fa un motivo di scherzo anche infame e ignobile, io inizio a percorrere le vie legali, perché ci sono i nomi e i cognomi. Detto questo, io non voglio avere a che fare con persone che si chiudono in un gruppo non accessibile al pubblico, ma che all'interno possono fare quello che vogliono e dire quello che vogliono. Quando io qui ci metto la faccia insieme a me anche i miei amici. E quindi in conclusione di questo video io chiudo così. Mi era stato chiesto e proposto di poter iniziare ad agire legalmente già dal video di Garuda, e io ho preferito di no, ed è stato difficile perché certe volte la rabbia ti porta a compiere anche gesti non facili, ma io ho preferito dire no, non voglio avere discussioni con nessuno, né nemici. I nemici li posso avere perché sono cosciente che posso stare sul cazzo a qualcuno e va bene così, come stanno reciprocamente a me. Io non vado a cercare queste persone e vorrei stare tranquillo. Detto questo, spero di non dover più riaprire questa spiacevole parentesi. Mi dispiace per i miei amici perché neppure lo sapevano che io avrei chiuso questo video in questo modo. E spero veramente di non leggere altri commenti sotto a questo video di gente che io non stimo e che so che non sono stimato, e per cui che ognuno faccia ciò che vuole nella propria passione e come preferisce. Io ho scelto di fare così. Chi ha capito la persona che sono continuerà a restare qui con me, altrimenti ciao ciao. Dunque ragazzi, abbiamo concluso anche questo video e niente, ci vediamo poi alla prossima. Esatto. Ciao ciao ragazzi. Ciao, ciao ragazzi.